Presidente, benvenuto ad Alessandro Erra. Presidente, è una domanda un pochettino così, ma Alessandro Erra ha vinto una concorrenza spietata di altri allenatori oppure si era andati subito su Erra? Bisogna dire che c'era Gerbison anche in questa situazione, diciamo, non auspicabile, dimostra di essere una piazza che si è guadagnata una buona immagine, perché sono stato tempestato dal momento dell'esonero del mister da una miriade di profili di allenatori, di chiamate dirette, ma quando uno comincia a pensare a dei cambi comincia a ragionare già, ha già le idee chiare, insomma, sui profili da prendere, quindi non è stata una scelta, diciamo, improvvisata ma ragionata. Per Alessandro, naturalmente sei consapevole del fatto che questa è la Jameson 2.0, nel senso che è la seconda, la terza repubblica della Jameson, perché si sono superati dei gap storici importantissimi, e quindi come d'altra parte hai fatto fortuna nella tua carriera. L'era della Jameson era un'era 1.0, oggi è un'era 2.0. Le due cose che si sposano perfettamente nella crescita delle due posizioni. Sì, grazie, buonasera Sergio, buonasera a tutti voi. Ma sicuramente, come hai detto, la domanda che hai fatto al Presidente mi sembra pertinente, visto che c'era tanta scelta, come logico che fosse, perché siamo tanti allenatori, la Jameson è diventata una società che ha appeal, ha visibilità, e questo rende merito alla lungimiranza del presidente della società Jameson. Quindi è ovvio che vi siano stati riflettori puntati su di essa, e questo minora ancora di più che la scelta sia ricaduta sulla mia persona. Quindi è ovvio che quello che è stato, si volta pagina, e sono dinamiche, situazioni, momenti, tempistiche completamente diverse, come hai detto tu, ci sono altre situazioni, che quello che è stato è una storia, che una bella pagina che rimane là. Adesso abbiamo altre pagine da scrivere, quindi con grande determinazione, con grande umiltà, ma con grande ambizione ci prepariamo ad affrontare un bel percorso insieme. Buonasera, Francesco Vinci, Stile TV, Maurizio rappresenta Maurizio Puglisi. Presidente, c'è chi tende a sottolineare che Alessandro Erra rappresenta l'ottavo allenatore da quando è tornato alla presidenza. Con Erra si può trovare una certa continuità da questo punto di vista? Ma a me questa sorta di negatività che mi si pone, con tutta la cortesia del mondo e la diplomazia che voglio usare, mi urta, perché si vuole dare sempre un'immagine di, con questa, non è il tuo caso, però in generale si vuole dare un'immagine, viene usata strumentalmente per raccontare delle negatività che non sono nel DNA di questa società. Questa società ogni esonero l'ha meditato, l'ha pensato, perché questa società fa tesoro dei propri sbagli, che non sono solo rispetto all'allenatore, ma sono rispetto a una miriade di situazioni, e vi posso assicurare che ogni situazione è pertinente a un momento, a un modo di concepire il calcio, che tante volte mi sono ho cercato di spiegare che noi non facciamo calcio, devo usare le parole giuste, perché se dico impresa qualcuno mi sfregolea sul fatto che dico impresa. Noi non facciamo, ho fatto calcio in un certo modo, il calcio è particolare, c'è di tutto, noi non usiamo i principi che usano la maggior parte delle piazze o delle società.
è un modello diverso, come il modello diverso della città territorio, è un modello diverso di rapportarsi col mister. Il mister per noi è un manager nella nostra organizzazione, e col manager noi vogliamo programmare, vogliamo discutere, la proprietà vuole discutere, è un manager che deve sapere cosa viene a fare, deve rispettare le nostre idee. A noi non interessa come gioca, non interessa, una votazione che facciamo a priori quando vogliamo, quando scegliamo una persona, però poi vogliamo che non accettiamo persone che vengono con l'ambizione di cambiare le nostre idee. Le nostre idee sono diverse dalle loro, e loro rappresentano un management in un discorso aziendale e non possono stravolgere quella linea. Ogni qualvolta, poi in dipendenza delle varie situazioni che sono di bilancio, di classifica, di obiettivi, cioè ti faccio un esempio, una cosa è la salvezza, una cosa è un campionato di vertice, una cosa è suonare un allenatore perché sta a 9 punti, a 3 punti, a 2 punti, la piazza te lo richiede, l'immagine della società, un'altra cosa è doversi salvare e quindi fare un tentativo perché le cose non sono andate bene, per cercare di fare il possibile per salvarsi. Quindi se si riferisce all'anno precedente, cioè devo ripetermi, allora Martino l'abbiamo preso perché abbiamo preso la Gelbison con 125.000 euro di debiti. Ok, dovevamo affrontare una strada in salita e là è nato il progetto territorio, altrimenti non ci poteva essere un respiro ampio se non andavamo oltre le mura di Vallo della Lucania, dei numeri di Vallo della Lucania, non della sua storia, che penso che abbiamo onorato e fatto conoscere ancora di più a, a tutta Italia. A quel punto hai un budget per prendere l'allenatore, e se tu devi pagare 120.000 euro di debiti ti orienti su un emergente. Se prendi un emergente prendi a Martino, perché costa poco, perché ci vuoi puntare, non hai capacità o l'appeal che adesso dice il mister che abbiamo, non avevamo prima, con una società piena di debiti, con difficoltà di giocatori che non erano stati pagati. Immaginate voi la credibilità. Posso dire con orgoglio che sono subentrato io e gliel'ho data io in quel momento la credibilità alla Gelbison, che aveva perso col mio nome. Rispetto a quello che ho fatto e i rapporti che ho lasciato, che ho intrattenuto con la piazza, con i calciatori in generale. Successivamente però poi quell'allenatore non ci ha dimostrato quel salto di qualità, perché poi c'entra il carattere, c'entra, voglio dire, al di là delle competenze, il modo di interfacciarsi, e quindi siamo andati in difficoltà e abbiamo prevenuto e dovevamo salvarci in girone difficile, perché all'epoca era anche l'H, e abbiamo scelto Squillante, cioè un allenatore navigato nel momento giusto del cambio di mercato a dicembre, perché un allenatore deve fare il passaggio. Quindi, per farti capire la meditazione sulle cose, con Squillante abbiamo finito il campionato, poi abbiamo preso Ferrazzoli, qual è il problema? È stato un anno campionato di vertice, è stato un anno, ha fatto i playoff, poi non avevamo proprio all'unisono delle idee su come andare avanti, ed è venuto Esposito, un allenatore che conoscevo, col quale abbiamo vinto il campionato, e non, sono due stagioni non abbiamo esonerato nessuno. Poi siamo andati in Serie C, ha cominciato Esposito, abbiamo fatto una valutazione che dopo 4 partite, 2 punti, secondo il nostro parere Esposito l'aveva preso come un punto di arrivo e non di partenza, avevamo necessità di sollecitare il gruppo e ci siamo affidati a un allenatore che come era De Sanso sulla piazza, nei professionisti, un allenatore con un budget giusto. Abbiamo anticipato i tempi perché nelle difficoltà, palla a trovare un allenatore di Serie C che si prende una piazza piccola con non soldi importanti, cioè che avesse esperienza nel campionato professionistico. Con De Sanso abbiamo fatto un bel percorso, il gruppo non era con De Sanso, qualcuno remava contro. C'era ancora l'ombra dell'ex allenatore nella squadra. Dopo la partita persa col Messina, due gol assurdi, abbiamo pensato di far ritornare Esposito, visto che il gruppo o parte di esso ancora era di riferimento Esposito. Abbiamo fatto un'ipotesi: quando è arrivato Esposito nessuno si è lamentato di De Sanso che se n'era andato, è come se ne fosse mai andato via. Quindi abbiamo detto: noi facciamo
riprendiamo l'entusiasmo, facciamo 2-3 partite, ci servono per vincere, e questo effetto è andato bene col Monterosi, abbiamo vinto. Dopodiché gli effetti negativi che c'erano all'inizio, anche la squadra si è adagiata su quello che voleva e abbiamo avuto il problema che siamo crollati di nuovo. A quel punto abbiamo puntato ai playoff direttamente perché non c'era possibilità, ci abbiamo ragionato sopra, abbiamo preso un allenatore di categoria, abbiamo investito i soldi per cercare l'ultima salvezza, l'ultima possibilità, e per dargli il tempo in 3 partite finali di preparare i playoff e non arrivare scariche e smontati. Ricordatevi la Viterbese, la sconfitta in casa all'ultimo minuto, cioè voglio dire, abbiamo tentato l'ultimo sacrificio e quindi abbiamo preso Calderisi, e con Calderisi abbiamo portato avanti un buon discorso e abbiamo fatto degli ottimi playoff e siamo usciti per sfortuna alla fine o per il fatto che non hanno messo il VAR. Quindi questa strumentalizzazione dei 7 allenatori ogni tanto si ripete, carta letta, situazioni varie, sono sempre quelle polemiche sterili che vogliono dipingerci per quello che non siamo. Fatto sta, per farti un esempio, che noi quando abbiamo incontrato persone di livello, persone migliori di noi, migliori di me, io rimango sempre con un grande rapporto. Calderisi era al campo, mi è venuto a trovare, è affezionato alla piazza, non era l'allenatore che dovevo prendere, insomma, altrimenti non scendeva negli spogliatoi, salutava il mister, magari c'era R sulla tribuna o c'era qualcun altro da qualche altra parte, qualcun altro per televisione, però voglio dire, con le persone importanti che hanno valori, persone che hanno scritto qualche pagina importante di calcio e che quindi possono parlare, noi conserviamo sempre dei rapporti importanti. E quindi scusami questa lunga risposta, però è strumentale questo fatto dei 7 allenatori, il presidente che cambia allenatori, ridicolo, ridicolo. Francesco, altra domanda? Una domanda per mister Erva. Mister, innanzitutto in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Vi trova una Ferguson decisamente diversa nella società, nella mentalità, nei risultati, perché è passato ad essere una piccola squadra andata nella salvezza in Serie D fino al professionismo. E le chiedo, ma la Ferguson chi Alessandro Erva ritroverà? Allora, innanzitutto ringrazio il Presidente per l'opportunità, e non c'è stata l'occasione, visto che della risposta ovviamente è abbastanza lunga, quindi come ripetevo prima sono onorato di essere stato scelto tra tanti candidati, veri o presunti, e colgo anche l'occasione per salutare il mio amico Alessandro Monticciolo, che abbiamo giocato 2 anni insieme, quindi abbiamo vinto un bel campionato ad Ascoli, quindi colgo l'occasione per abbracciarlo con affetto, lo sentirò in questi giorni perché siamo molto legati, a prescindere dall'epilogo. E che Gelbison trova Alessandro Erra? Trova un Alessandro Erra che da quando è andato via ha fatto altri 10 campionati, di cui 7 Serie C o Lega Pro, come voglia chiamarsi, altri 3 campionati di Serie D, anche se a spezzoni, quindi ha fatto un altro percorso, e tra alti e bassi come tutti gli allenatori, perché oggi noi dobbiamo, diciamo, convivere con una sorta di tritacarne, perché nel momento in cui poi si ha un incarico si entra in un vortice dove spesso si ha a che fare con tante dinamiche, con risultati più o meno favorevoli, e quindi però la Gelbison trova un Alessandro Erra con grandissime motivazioni, con grandissima voglia, con grandi ambizioni e con la voglia di ritornare in un calcio che per 7 anni ha dimostrato di poterci stare. E con i fatti in modo oggettivo, non soggettivo. Alessandro Pippa, il suo Cirento, prego. Buonasera e benvenuto mister. Grazie. Parto con una domanda al Presidente. Presidente, la scelta di esonerare mister Monticciolo è una scelta legata esclusivamente ai risultati e anche a un rapporto che si è deteriorato? Nell'uno e nell'altro. Se il rapporto non si è deteriorato, e sia non è legata, diciamo, ai risultati. Ho seguito le trasmissioni, molte motivazioni coincidono, già sapete il perché. Noi abbiamo, è stata una scelta sulla qualità del tecnico
che non ci ha trovato pentiti sull'organizzazione, sulla voglia di lavorare, sulla qualità di quello che faceva. Il problema è stato di comunicazione, il problema è stato che quando un manager, noi abbiamo rifatto la squadra da capo e gli diamo la possibilità di fare tutto, ci sta, voglio dire che se poi alla fine non riesci ad ottenere dei risultati, questi risultati costano e quindi alla fine il management lo sostituisce perché non è riuscito a fare quello che doveva fare. Noi ci siamo messi a disposizione su tutto, abbiamo fatto il nostro ruolo, abbiamo cercato di avere un dialogo, la conferenza stampa, il discorso fatto, eccetera. Abbiamo cercato di spiegare anche ad Alessandro Mondicciolo qual era il nostro progetto, qual era la strada da seguire, sia a livello comunicativo, sia a livello di partecipazione, sia a livello di gruppo. L'esempio, dicevi per esempio tu in trasmissione, il fatto della io e i miei giocatori, gli altri li sto innaffiando, cioè non è nella nostra filosofia. A noi chiunque indossa la maglia della GEL bisogna fare gruppo. Di riconoscimento di alcuni errori, gli errori ci stanno, qualsiasi giocatore che è venuto è stato voluto dal mister, abbiamo chiesto in qualsiasi cosa dovesse ne avesse bisogno a livello tecnico, a livello di gruppo, e quindi ci sono stati però dei flop che non sono addebitabili alla società. Coppola, Rinali, che avessi oggi, che costano. Se costano e poi, voglio dire, non ne hanno un impiego effettivo, chi ha avallato la scelta tecnica e ha detto ok, prendiamo, alla fine deve rispondere di queste situazioni. Tre portieri, Cannizzaro gioca dove gioca, ci sono degli errori che si pagano, il correggere degli errori palesi, cioè noi racconto, cioè, basta rammentare tre partite perse, Fasano, come l'abbiamo persa? Calcio d'angolo, gol. Manfredonia, come l'abbiamo persa? Matera, come l'abbiamo persa? Rotonda, come l'abbiamo persa? E allora recidivare su alcuni errori seri, cioè, e non porre rimedio, vuol dire che non si ha la soluzione. Però la soluzione è questa, cioè il problema è questo. Lasciamo perdere degli errori iniziali, diciamo alcuni over che sono venuti meno a livello di concentrazione, di cattiveria, il fatto della piazza. Io sono stato chiaro, la squadra ambisce a fare, noi abbiamo alzato lo step della Gelbison, ok? Prima faceva la Gelbison, cioè il campionato di Serie D, come lo fa il Santa Maria, il settore giovanile, salvezza, il raggiungimento della salvezza prima possibile. Noi abbiamo fatto, abbiamo aperto la porta della C e in C siamo il Santa Maria, con tutto il rispetto del grande lavoro che fa il presidente Davassi e Santa Maria, in C siamo così, siamo una realtà che si deve salvare. In Serie D per noi è un campionato importantissimo, è di onore per il Cilento, per Vallo della Lucania, per la piazza, non è che è una cosa così, ma abbiamo alzato l'asticella, siamo una squadra di vertice, perché ambisce in tre anni a tornare in Serie C, quindi gli obiettivi non cambiano. Noi con Mister facciamo un discorso di ancora di vertice, di progressione, però dobbiamo prendere un manager con cui costruire anche la programmazione, perché il nostro piano industriale è legato alla continuità e a figure che devono diventare aziendali per avere questa continuità. Non possiamo cambiare squadra ogni anno. Quando viene meno questa collaborazione di programmazione, allora scatta il cambio del manager. Cioè, questo è il problema di base che ha condotto a questo. Coglievo l'occasione per dire perché erra. Perché, voglio dire, alla fine gli errori sono di scelta, sono di chi li ha fatti. Anch'io do conto ai soci della mia società, e quindi il primo errore è mio, il primo fallimento è mio sul discorso di Mondicciolo,
chiaramente dovendo fare una scelta, avendo fatto tutti i tentativi possibili, vedendo non il risultato, ma che si andava in discesa e non, come ho detto nella conferenza stampa iniziale, io ho detto 6 punti, sono andato ben oltre nella comprensione, erano forti le squadre di vertice, abbiamo fatto in 3 partite 4 punti, ne dovevamo fare 9, cioè il minimo. Ok, siamo alla 12ª giornata, abbiamo già 4 sconfitte, ben oltre delle 3 che Alessandro mi diceva non ci dobbiamo demoralizzare, perché 3 partite in un campionato si perdono, però non è quello, perché può anche capitare. Il problema è che da Pagani in poi noi abbiamo cominciato una discesa sul piano del gioco, sul piano del gruppo, sul piano della disattenzione, sul piano dell'obiettivo, e proprio questo trend ci ha portato a cambiare. Cambiare in corsa non è facile, per questo a me mi ha chiamato il mondo e io ho pensato subito a Alessandro Erra, perché lo conosco. Conosco la persona, cioè noi se abbiamo avuto problemi, abbiamo avuto problemi quando non conosci le persone. Può darsi pure che con Monticciolo il problema sono stato io a non farmi capire, a non spiegarmi bene, anche se in mia coscienza ho fatto tutto quello che potevo fare. Una scelta doveva essere una scelta consapevole di una persona di cui abbiamo già una stima reciproca, conosciamo pregi e difetti entrambi e quindi è una cosa conosciuta. E poi permettetemi anche una soddisfazione alla piazza, perché ha fatto bene Alessandro Erra, e anche a livello comunicativo non mi è piaciuta. Noi possiamo avere pure 60 tifosi, ma sono 60 tifosi che hanno un nome, un cognome, una dignità, e molti di questi, quasi tutti, sono amici miei. Cioè, quindi voglio dire, uno deve fare il proprio lavoro, essere criticato se accettare le critiche, noi siamo trasparenti, diciamo tutto, accettare le domande dei giornalisti, cioè voglio dire accettare tutto il possibile, lo faccio io, se lo fa chi rappresenta la società, chi è sotto a chi rappresenta la società, a maggior ragione, non può scavalcare nella comunicazione o nei rapporti. Grazie mille Presidente. Invece una domanda del mister Erra. Ha avuto modo di conoscere il giocatore e di vedere la squadra anche prima di questo nuovo incarico, e crede che lei debba più intervenire in maniera tattica o mentale per aumentare la consapevolezza di essere una grande squadra di Genova? No, io qualche partita l'ho vista, perché ho seguito tante squadre e tutti i gironi della Serie D, il girone meridionale della Serie C, e quindi mi è capitata anche in 3 occasioni di vedere la Gelbison. Dal punto di vista tattico non credo che vi siano gli elementi per andare poi a stravolgere, è difficile poi quando si subentra andare a stravolgere il tutto, ma si salva a mio avviso anche un buon lavoro fatto, che ha evidenziato una buona solidità difensiva, e quindi si cerca poi di apporre, come diceva prima il Presidente, probabilmente sotto il profilo dell'attenzione, di cercare di alzare un attimo la soglia dell'attenzione per evitare che poi si subiscano dei gol magari in modo un po' leggero. Abbiamo in collegamento Gerardo Lobosco, 105 TV, il mattino di Salerno. Prego Gerardo. La saluto innanzitutto. Ieri sera nella trasmissione ho rivisto immagini relative al 10 anni fa, quando noi di 105 l'abbiamo premiata come allenatore dell'anno, si ricorda? Sicuramente. Grazie, sì, certo, certamente. E nel terzo posto di quella storica stagione finale playoff. Detto questo, voglio porle subito una domanda. 8 punti non sono pochi, ma visto i precedenti della passata stagione, il Brindisi e riuscì a rovesciare alla Cavete, pensa che questo può aiutare a sperare in una rimonta? Anzitutto grazie Gerardo, buonasera. Ma noi, io non mi pongo obiettivi a lungo raggio, l'obiettivo è quello di costruirci il futuro con il lavoro quotidiano, e questo è il nostro obiettivo. Andare a porre obiettivi lontani non mi sembra il caso, questi si costruiscono giorno per giorno. È ovvio che, come ho detto anche prima, siamo ambiziosi, vogliamo essere competitivi, e quello che poi riusciremo a fare lo determinerà
il terreno di gioco senza andare a lanciare slogan o avere toni trionfalistici. Siamo consapevoli di avere una squadra che ha dei valori. I valori devono venire fuori in toto e per far sì che poi si riesca a essere competitivi fino alla fine, e poi il 5 di maggio si tireranno le somme, ma una cosa è certa che dobbiamo un attimo cancellare, come ho detto anche lei in precedenza, quello che è stato fatto prima non lo toglie nessuno, ma vorrei che si parlasse di un percorso nuovo, un percorso diverso, e che vi sia aria nuova, e l'ho detto prima, quello che è stato, perché altrimenti corriamo il rischio di girarci sempre indietro, ma noi vogliamo guardare in avanti con grande fiducia. Gerardo, altre domande? Sì, considerato che avrà dei problemi in avanti per le assenze pesanti, come intende muovere? Ma vediamo la settimana come andrà, c'è qualche acciaccato, c'è Barone che è un infortunato di lungo corso, ne avrà ancora per un po', valutiamo Croce e le sue condizioni e lo stato di crescita di Rodriguez che è arrivato da poco, e quindi una settimana che la si vivrà giorno per giorno, poi venerdì tireremo le somme e vedremo di proporre una squadra che sia comunque propositiva indipendentemente dal numero degli attaccanti. Gerardo? Sì, mister, considerato che lei ha detto che non vuole stravolgere, ma solitamente lei ha quel 4-3-3, potremmo vederlo questo sistema di gioco? Ma all'inizio non mi sembra, come ho detto prima, il caso di andare a stravolgere, tra l'altro anche in modo radicale. Le caratteristiche della costruzione della squadra vanno in un indirizzo diverso. Sono stati presi tanti attaccanti prettamente centrali, con pochi esterni offensivi, quindi una squadra che è stata costruita con delle idee precise e che vanno a intendere verso un modulo che fino adesso è stato attuato. È ovvio che poi ci possono essere delle varianti, ma sicuramente in partenza andare a capovolgere del tutto può sembrare azzardato in questo momento. Gerardo? C'è una domanda al Presidente. Il Presidente, considerato che anche Prinari ha lasciato, si tornerà ancora sul mercato? Noi siamo sempre sul mercato, nel senso che valuteremo insieme al mister, gli obiettivi non cambiano, sono di lungo termine, non sono a breve termine, quindi c'è da lavorare, l'ossatura è buona, laddove dobbiamo intervenire non abbiamo problemi a farlo, in una logica progressiva, cioè nel senso di riuscire a fare comunque un cambiamento di vertice, e poi si vedrà, insomma, a questo punto sono gli altri che devono perdere qualcosa, però noi l'importante è che miglioriamo, non siamo con l'ansia del risultato di Nardò, la partita di Nardò, può andare bene, può andare male, non è quello, noi cominciamo un nuovo percorso, come ha detto il mister, con calma, ci guardiamo attorno e siccome il nostro lavoro potrà essere anche biennale, cominciamo a ragionare su che cosa dobbiamo costruire. Gerardo? Sì, va bene così, saluto e ringrazio e auguro buon lavoro a mister Alessandro Ella. Grazie a te, grazie. Grazie, buonasera Gerardo. Allora, ci sono altre domande? Sì, volevo, mi ha anticipato un po' Gerardo Bosco sul modulo, quindi si riparte un po' dal 3-5-2. E poi volevo, sempre al Presidente, volevo chiedere, a proposito di calciomercato, oggi c'è stata già una prima fuga, diciamo così, se il gruppo molto legato a Monticciolo verrà smantellato e arriveranno altri calciatori. Ma guarda, questo fatidico poi gruppo, diciamo, di Monticciolo nei fatti è rosso-blu. Cioè, dal capitano Croce, che ormai è il nostro capitano, di cui abbiamo stima, rispetto, e mi auguro che finirà la carriera con noi il più lungo possibile.
Era una divisione più che sentiva il mister, ma noi abbiamo fiducia di tutti, dello staff, è rimasto il preparatore atletico, cioè lo staff aziendale, ma pure i vari Tazza, Casillo, per non dire altri, sono tutti rosso-blu. Chiaramente si devono mettere in discussione, il problema non è il gruppo, non è il gruppo, capire che stanno qua per vincere, per avere le motivazioni professionali che ho detto in una piazza dove non hanno le pressioni di 3.000 tifosi, ma devono sentire l'ambizione allo stesso modo e che devono metterci più professionalità. Questo gli è stato detto, in questo mi sono confrontato. Io ho parlato con la squadra prima di parlare, ci ho parlato solo io perché siamo famiglia, siamo gruppo. Per la prima volta non ho presentato l'allenatore, prima ci siamo chiusi come una famiglia insieme e abbiamo parlato di cose nostre, anche di Alessandro, del perché, come siamo arrivati, responsabilità, quindi abbiamo avuto un bel confronto sulle responsabilità e li ho sentiti veramente vicini e consci che bisognava a questo punto cambiare e quindi gli ho detto di dedicarsi, di dare l'anima a Mister Erra e ho fatto questo incontro prima con loro per fargli capire che non, magari una parola poteva creare un pregiudizio nell'allenatore nuovo. Invece era tra di noi e poi è entrato solo Mister Erra e quindi ha detto da oggi si comincia da capo, quindi dimostrate e quindi se c'è fiducia, se c'è voglia, se c'è di rimanere su questa piazza eccetera, dimostratelo all'allenatore e insieme decideremo poi chi rimane e chi se ne va via. Volevo farti un'altra domanda più tecnica che non riguarda l'allenatore, al di là della scorrettezza del Rotonda, perché rimane la scorrettezza, nelle prossime giornate purtroppo si configura un'altra volta la concomitanza, come cercate di risolverla? Non c'è. Ma non c'è la comunità? Non c'è. Giochiamo sabato noi. Ah, anticipiamo, giochiamo sabato perché abbiamo avuto l'assenso. Ma no, guarda, non era un problema. Noi potevamo giocare, diciamo, anche di domenica. E siccome noi diamo tutto alla squadra, il mister aveva problemi che il campo poteva essere, diciamo, distrutto dalla partita precedente, quindi non potevamo esprimere il gioco e io come consuetudine l'ho fatto con Ferrazzoli, l'ho fatto con Espoli, lo farò con Erra, non c'è nessun alibi che regga, cioè se il mister Erra mi dice devo andare in un hotel a 5 stelle con un pullman a 2 piani, andrà a Nardò con un hotel a 5 stelle e un pullman a 2 piani. Perché ci accontentiamo di meno. Cioè, tutto quello che mi chiede, quindi non è solo una cosa di Monticciolo, Monticciolo mi ha chiesto questo e noi ci siamo adoperati in tempo, visto che il Rotonda non ci ha dato la disponibilità. Quello che dici è, voglio dire, il fatto che poi ogni società si vive di rapporti e di situazioni, quindi noi ci passiamo sopra a queste cose, abbiamo chiesto, non è stato possibile, va bene e andiamo avanti. Volevo fare un'altra domanda, poi mi taccio ad Alessandro. Alessandro, la Gelbis oggi ha 18 squadre, a 51 comuni, è una squadra del territorio, la responsabilità cresce perché qui non è nemmeno una città, è una super città. Assolutamente, ma questo mi dà ulteriore, diciamo, consapevolezza, con responsabilità, anche orgoglio di rappresentare un territorio così vasto e così tra virgolette anche vergine, se vogliamo, quindi un progetto nuovo che è partito da qualche anno, nel senso che è un progetto che va avanti da poco ma piano piano è in crescita. Tante squadre quando retrocedono dalla Serie C alla Serie D vanno a morire lentamente, invece con prontezza, con forza la società si è riproposta in assi di partenza con grande forza, con grande personalità. Non è da tutti le squadre che solitamente retrocedono, perdono il professionismo nel giro di pochi anni, tendono a morire perché così si perde quello status, diciamo, di professionismo, alla lunga può incidere. Invece una realtà, seppur in partenza piccola, piano piano ha saputo
grazie alla lungimiranza del Presidente si è saputa allargare a macchia d'olio, fa sì che questa Gelbison abbia una visione a 360 gradi dal punto di vista imprenditoriale, manageriale, e come ha detto prima il Presidente si cerca di creare un'identità sul territorio che noi che poi siamo parte attiva sul campo cerchiamo di portare in giro per, e l'anno scorso la Serie C in questo caso per Puglia e Basilicata Campania, portiamo in giro un nome di un territorio che ci rende orgogliosi. Mister, un'altra domanda volevo chiederle, visto che un po' il rapporto con i tifosi qui ad Agropoli stanno risalendo un po' meno, come lei vuole mandare un messaggio, perché è stato accolto con grande entusiasmo dalla piazza, che ha avuto il piacere di rivederla, cosa sente di dire ai tifosi per farli avvicinare anche ad Agropoli e sostenere la gente? Ma io penso che le persone intelligenti non abbiano bisogno di appelli o slogan, io penso che le difficoltà ci sono, a volte anche logistiche sono oggettive, e quindi penso che le persone intelligenti sanno che è il momento di stare uniti, compatti, perché solo creando una forza comune si possono ottenere dei risultati. Quindi saluto affettuosamente tutti i tifosi della Gelbison, non mi sento di poter dire faremo, promettere e quant'altro, perché hanno conosciuto una persona che ha dimostrato più che altro col silenzio e col lavoro di poter fare determinate cose, ma non preferisco andarmi a sbilanciare se non quello di grandissimo impegno, e sono veramente contento di aver ricevuto tantissimi messaggi di affetto di persone che, con le quali poi non ho perso mai il legame. Infine l'ultima domanda, lei arriva in corsa, crede che, vedendo anche le ambizioni della società, crede che la rosa che sia stata allestita anche dal suo predecessore sia una rosa capace di poter stare nelle zone alte della classifica? I numeri parlano chiaro, quindi è una classifica molto corta e c'è un periodo un po' di alti e bassi, e quindi, ma tutte le squadre, anche le squadre, vedi Barletta, vedi Andria, che sono partiti con grandi propositi, hanno avuto qualche battuta d'arresto, quindi ritengo sia del tutto fisiologico in un girone dove ci sono 6-7 squadre di altissimo profilo. E il tempo dirà se saremo così bravi da poter stare, noi puntiamo a stare, a dare fastidio a tutti, poi se il tempo e il campo ci darà ragione saremo stati bravi, e altrimenti andremo, e la quotidianità, come ho detto prima, io non posso prevedere ciò che potrà accadere, ma ci sono tutti i presupposti benevoli di poter affrontare con personalità un percorso nuovo. Le sue prime parole, oggi ragazzi chiudiamo. No, io qualcuno l'ho, presidente, qualcuno l'ho già avuto, in tanti li ho incontrati da avversari, quindi diciamo che erano solo in pochi volti nuovi, se non soprattutto i più giovani, visto che giocano da poco, ma soprattutto i più grandi sono coloro che ho affrontato da avversario negli anni precedenti, e qualcuno l'ho avuto anche alle mie dipendenze, quindi ho trovato una totale disponibilità, tra l'altro un gruppo che ha una cultura del lavoro e dei professionisti, e questo va a merito a chi, al mio amico Alessandro, e quindi eredito una squadra che ha lavorato, ha ottenuto dei risultati, e noi cercheremo di andare eventualmente a correggere quelle sbavature che probabilmente sono evidenziate nell'ultimo periodo. Mister, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Grazie Presidente, grazie a Mister. Grazie a voi. Buon lavoro a tutti, grazie. Grazie ai colleghi. Thank you.